Buongiorno a tutti di nuovo, oggi siamo per presentare il reparto avanzato, i due acquisti per noi importanti. Dalla mia sinistra penso che tutti lo conoscete abbastanza bene, Emanuele Calaiò, ben conosciuto da tutti. Dall'altra parte, dalla mia destra, c'è Karim Rossi, il giovane promessa che sicuramente avrà da imparare dai più esperti, no? E spero che tutti voi, come tutti noi nella società, siamo molto felici di poter riuscire a fare questi acquisti, soprattutto Emanuele, che con grande volontà nel primo appuntamento ha voluto far parte del nostro progetto, e sicuramente questo è grazie a una proprietà importante che ti possa permettere di essere veloce nelle trattative molto prima degli altri. Ecco. Karim viene da un'esperienza inglese, da un'esperienza anche in campionato belga, l'abbiamo seguito da un po' e avendo possibilità di prenderlo come svincolato, per noi penso che era un vantaggio. Siamo stati veloci, abbiamo fatto una riunione all'estero con lui, con il suo agente, con suo papà, e siamo riusciti a convincerlo di far parte anche lui di nostro progetto. È un ragazzo che va fuori lista, è un ragazzo di talento che sicuramente ha bisogno di crescere, meglio di Emanuele, che sicuramente di Nenè, di Catellani, di farlo insegnare penso che non gli poteva capitare. Partiamo. Fai le domande? Faccio le domande. No, magari facciamo subito, passiamo più per la presentazione, insomma. Magari facciamo un po' la storia della trattativa, no? Avevi anche altre offerte, altre squadre, hai scelto Stefano? Sì, diciamo che chiusa la parentesi Catania, dove comunque insieme alla società avevamo deciso comunque di lasciarci per tutta una serie di problematiche, e lì il mio procuratore ha avuto delle richieste anche importanti, però appena ho saputo che c'era l'interessamento dello Spezia non ho avuto dubbi, perché tra tutte, secondo me, soprattutto in Serie B, è una delle squadre, una delle società più organizzate, una società forte, una società che ha tenuto una base, quella dell'anno scorso, più altri innesti per fare un grande campionato. Quindi non ho avuto dubbi subito ad accettare, come diceva prima il direttore, al primo incontro ci siamo trovati subito, e ringrazio comunque la società di aver comunque trovato l'accordo, aver fatto uno sforzo importante per prendermi, e spero di ripagare la fiducia. Sono molto contento, perché già ho visto come nei primi giorni la squadra sia forte, ma più che altro a livello di carattere, una squadra che lavora, che si impegna in silenzio, che ha voglia comunque di studiare. Diciamo un po' la solita domanda per Cari, come ha scelto Spezia, diciamo, perché ha scelto Spezia? How you choose the Spezia? I was going, you know, how you can speak, yes. You can speak also in English. In English, yeah. Parla inglese, dai. Choose the Spezia because it's a club that's going the right direction, and I felt that the project that came for me was the right one.
and especially with my age, it was important to have a right project to progress and also to go forward, and I think Spezia was the right choice, and hopefully I can help the team to have a good season. Faccio anche traduttore. No, diceva che quando ci siamo incontrati ha riconosciuto che lo Spezia è il progetto che piaceva a lui, e per la sua crescita soprattutto. E probabilmente anche da parte nostra siamo stati bravi a convincerlo, e dal primo giorno, dalla prima volta che ci siamo visti, sicuramente ha espresso la volontà di venire e di far parte di noi. Ecco. Ha chiesto all'inglese, penso che lo capisca. Hai capito? Ah, praticamente ha avuto difficoltà perché il mister voleva molto gli attaccanti esperti, sì, di alto livello, e soprattutto di, come sappiamo, hanno acquistato Abel Hernandez, poi hanno acquistato Jelavic e un altro, hanno speso 20 milioni sia a campagna per tre giocatori, sono retrocessi, e lui ha preferito di spingere e creare la pressione per fare la risoluzione a gennaio per poter andare a giocare in Belgio, dove si è messo in mostra con delle partite importanti, facendo anche 4 gol, e poi per tanti motivi non ha trovato d'accordo per rimanere lì al Veregen, e noi ci siamo incontrati, abbiamo trovato la soluzione. Parlare, penso finché non si sa ancora niente di che fine
qualcosa. L'unica cosa che posso dire, come ho già detto ai vostri colleghi, è che mi è dispiaciuto tantissimo perché l'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato, anche se abbiamo fatto fatica, però la Serie B è questa. Purtroppo io avevo sposato un progetto che andava a 2-3 anni e speravo di rimanere almeno un paio d'anni e fermarmi in una città, invece purtroppo è andata come è andata, è rimasta solamente a livello personale un'ottima stagione e ringrazio tutti per l'occasione che mi è stata data, però adesso voglio parlare solo di Spezia perché quest'anno gioco qua e cercherò di dare tutto quello che ho per questa maglia. L'anno scorso è per tempo, è l'esempio concreto che ho per fare una squadra con potenzialità enorme che non garantisce la promozione in Serie A, cioè è un campanello d'allarme che si è diventato diverso nel corso degli anni, però è vero che non sia la Spezia, pur avendo una potenzialità enorme, deve stare molto attento, se deve giocarsi il campionato, deve andare a cozzare, diciamo, la realtà che è quella di 42 giorni. Ma innanzitutto sicuramente la Serie B, la squadra, gli addetti ai lavori deve conoscerla, ci serve esperienza, perché comunque il campionato di Serie B è un campionato molto difficile perché c'è molto equilibrio, cioè non c'è un come magari 10 anni fa la Juve o il Napoli, cioè non c'è una squadra ammazza campionato. Diciamo che in questi anni il campionato di Serie B è equilibrato, quello ti fa capire, come hai detto tu, che i nomi non servono a nulla se non gli metti, oltre alla qualità, il carattere, la voglia di vincere, anche la quantità, non solo la qualità. È chiaro che avere sempre 2-3 giocatori di qualità in una squadra che vuole vincere il campionato è bello sempre averceli, ma comunque devi mettere altro, ci vuole un gruppo sano, un gruppo che si conosce da tanto tempo, è un mix di cose, un mix tra esperti e giovani che remano tutti dalla stessa parte, è una società solida e penso che vedo molto che Spezia si avvicina a tutte queste qualità, perché veramente ho trovato dal primo giocatore all'ultimo magazziniere alla società una famiglia, e quindi per vincere un campionato di Serie B questo ci vuole. L'ha vinto il Carpi e il Frosinone, non vedo il perché non ci debba provare lo Spezia. Una domanda a Cari Rossi, come si è integrato nel gruppo anche per il discorso della lingua, visto che è the feeling, the group, have the feeling with the other players, and your language of Italian, how is going to work? Yes, it's going very good. The players and all the staff, the coaches, they made me feel very welcome. And so I feel like I'm at home, anyone to speak to with me. And with the language, it's not a problem because I speak French, I speak loads of languages. And in the team, as you know, there's different nationalities. So we all communicate together, and that's all good. Yep. No, si è trovato ovviamente molto bene, si è inserito bene, siccome ci sono tante nazionalità magari è facilitato anche nell'inserimento anche se non parla l'italiano, io già l'ho sentito, penso anche gli altri già cominciare a piano piano a parlare anche, però è ovviamente ci vuole un po' di tempo, io penso che comunque come per tutti si sente bene. Ovviamente sta a lui per inserirsi e per dimostrare rispetto, no? Per la lingua, per dove sta, però penso che in poco tempo imparerà. Un bel tridente. Una volta. Ecco, da dove siete
dalle prime avvisaglie, chi non è stato a capire, il rapporto con la squadra in generale, ti sembra che lo Spezia abbia, diciamo, le potenzialità per poter contribuire alla potenziale di letto, oppure gli off sono, diciamo, l'obiettivo più plausibile? Io penso che comunque la società comunque quest'anno ha fatto uno sforzo importante, perché comunque ha mantenuto una base importante a quella dell'anno scorso, perché comunque l'anno scorso ricordiamoci che lo Spezia è arrivato ai playoff, ha perso una partita incredibile contro l'Avellino, cioè, quindi già la squadra era già forte l'anno scorso. E la forza della società è stata comunque di non smantellare il gruppo, anzi di tenerlo e magari mettere 3-4 obiettivi importanti, perché comunque il campionato di Serie B è lungo, devi avere una rosa importante, i titolari e anche quelli che stanno in panchina come titolari, cioè è uguale perché c'è bisogno di tutti, ci sono squalifiche, ci sono infortuni e soprattutto devi avere una forza atletica che ti permette di stare bene tutto l'anno e di avere meno infortuni possibili. Quindi sicuramente la base è buonissima, noi con i nuovi che siamo arrivati cercheremo di adattarci al vecchio gruppo, a dare qualcosa in più a livello di qualità, di quantità e soprattutto come esperienza. Prego. Lo chiedo a me se si è già posto degli obiettivi in termini di gol, visto quanto è fatto di buono l'anno scorso, visto che giocare con la finale del campionato sono le cose più importanti della categoria. E poi voglio chiederti cosa pensi invece di Chiari, visto degli allenamenti. Ma scatta il gol, scatta il gol, a parte il presupposto che io non, dove tutte le squadre dove ho giocato non ho mai detto faccio questo, faccio l'altro, per scaramanzia non mi piace dirlo, ho sempre detto che cercherò di fare, di sicuramente sudare la mia maglia, dare tutto me stesso, e, per esempio l'anno scorso ho fatto 18 gol, però stavamo quasi per retrocedere, quindi spero di farne meno, di andare in Serie A, questa è la cosa che preferisco. Niente, l'obiettivo sicuramente, non dico il numero di gol perché ti ripeto sono scaramanti, ma l'obiettivo quest'anno è arrivare ai miei 150 gol in carriera, me ne mancano 8 mezzo, questo è già un traguardo importante, spero di fare gol che aiutino lo Spezia a prendere i 3 punti. Quando ti dicevo prima del mix esperti giovani, qua abbiamo uno che secondo me ha un futuro, perché comunque si sta impegnando molto, lo vedo come si allena. Abbiamo dei giovani interessanti, molto interessanti, e sicuramente lui si inserirà benissimo. Cura tutti i minimi particolari di tutti, quindi sicuramente lui si taglierà il suo spazio sempre di non perdere mai l'umiltà, sicuramente si inserirà benissimo. L'ultima domanda, magari faccio magari sul suo esordio, sul clima che ha trovato e le difficoltà che ha trovato. You understand? How was the first game? Not how was the first game? How was you feel on the pitch? You know, how was it going the first game? I think we played a strong game. Important that we won to have the 3 points was the main objective. And I think the team played well first half. A bit less second half, but maybe because it was hot also.
good game, but I could have done a bit better for myself. But I'm happy to have played in front of the fans, like I said, and to start the season, and hopefully a lot of victories, and I hope I can help the team to have a great season. Devo. Ma sicuramente era molto felice di giocare davanti al suo pubblico, al nostro pubblico, davanti a tutti. E ovviamente secondo lui il primo tempo è stato fatto molto meglio del secondo, ma sappiamo che è la prima partita, penso che c'è tempo per migliorare, l'importante era il passare il turno e poi andare avanti. Lui sicuramente deve migliorare, come ben sa, è quello che ha detto, no? Perciò comunque molto felice che è riuscito a giocare e far parte comunque della prima vittoria. Chiedeva se Claudio, se il titolo rispetto a che è molto caldo, se te può dare una mano alla squadra, se comunque te intendi di altri importanti rispetto a un anno. No, penso che comunque sia molto molto calda, l'ha dimostrato in tutti questi anni. È importante avere il pubblico dalla nostra parte, sia nel bene che nel male. Quando dicevo prima di essere tutti una famiglia, intendevo includere anche loro, perché la tifoseria ci deve stare sempre vicino, perché sicuramente ci saranno momenti dove staremo bene, momenti un po' meno, e loro ci devono al nostro fianco. Ho visto già nella parte di Coppa Italia, già come prima uscita, un pubblico eccezionale, sicuramente.